durante l'intervista agli altri candidati c'è anche stato chi ha sostenuto che alla fine bisognerà fare un accordo tra gli ultimi due contendenti. Lei come si pone in questa questione? Beh, anzitutto non capisco che il principio di dover fare un accordo. Ma al di là di questo, ritengo che se i candidati hanno delle idee chiare in testa, che per quello che mi concerne ho constatato che sono diverse le une dalle altre, com'è possibile che all'ultimo momento queste idee si frullano insieme e diventano uniche? Trovo che è una roba aberrante, che è esclusa. Grazie Cavaliere Orlandi e in bocca al lupo. Grazie a lei per l'aiuto, grazie.